Teramo che si è presentato con la novità dell'esclusione di Bombaggi con l'inserimento di Martignago e Mungo alle spalle di Magnaghi nel Bari Terrani a ridosso di Simeri e Antenucci. Parte forte il Bari che infatti andrà in vantaggio proprio con Antenucci al termine di questa azione un po' confusa, la risolve con un gol splendido l'Antenucci. Grande prodezza dell'attaccante Molisano che insomma è sceso di due categorie per cercare di trascinare il Bari in Serie B, lui la sua parte la sta facendo, ma insomma poi il calcio è uno sport di squadra, il Bari ha qualche problema, è a meno 10 dalla vetta, gran gol però in rovesciata di Antenucci, nulla da fare per Tomei nella circostanza, il Bari sembra poter spingere ancora, c'è questo intervento rischioso di Tomei che blocca il pallone, secondo qualche giocatore del Bari si era portato il pallone dentro la linea di porta, ma insomma si è continuato a giocare, pochissimo Teramo in avanti, qui c'è un pallone vagante ma l'uscita facile di Frattali in anticipo su Magnaghi, poi c'è questa conclusione dalla distanza direttamente da calcio piazzato di Arrigoni, palla fuori, poi il Bari con l'ex Perrotta, un sinistro violento, palla che sorvola la traversa, qui siamo nel secondo tempo con questo cross dalla sinistra in ritardo gli attaccanti del Teramo. Siamo sul fronte Bari ma accade davvero pochissimo, la gara è piuttosto brutta, a tratti noiosa, il Teramo ha il merito di restare in partita, il Bari ha il demerito di speculare troppo su questo esiguo vantaggio, fino a che i cambi non saranno decisivi per il Teramo nel finale, finché non entreranno appunto giocatori come Viero e soprattutto Minelli che daranno davvero una svolta. Questo è un gol, non si può neanche parlare di gol annullato perché al momento del tiro di Costa Ferreira era stata già fischiata una carica sul portiere Frattali. Questo è un cross di Cancellotti con, sì, stiamo rivedendo al rallenti l'azione e l'intervento falloso a centro area, quindi al momento del tiro di Costa Ferreira il gioco era stato già fermato. Il Bari che si fa di nuovo vedere dalle parti dell'area di rigore del Teramo con questo sinistro dalla distanza sopra la traversa e qui siamo nel finale, sono appena entrati Viero e Minelli, Viero tocca per Cianci che tocca di prima per Minelli, sventa con il destro all'81esimo, all'80esimo c'era stato il cambio, palla di poco fuori, poi una trattenuta in area subita da Cianci, protesta Cianci, Barese Doc viene redarguito dai difensori del Bari, cross vedete a centro area, Cianci va giù nel contatto con Di Cesare e qui siamo al gol del pareggio, calcio d'angolo, un rimpallo, la palla carambola sulla testa di Cancellotti e finisce in fondo al sacco, una carambola fortunata che premia però l'ottimo finale del Teramo, bravo a restare in partita fino alla fine, bravo a produrre un forcing efficace anche con le forze fresche dalla panchina e a guadagnare un punto che poteva sembrare insperato ma che alla fine è meritato, demerito, lo ripeto, del Bari di aver speculato troppo e di aver giocato un brutto secondo tempo, 1-1 al San Nicola tra Bari e Teramo in una gara che era assolutamente inedita.